Ciao, ci troviamo a Levelstage 9, che è un incubatore qui a Londra, con i fondatori di Crab Rooster, che ha appena lanciato a Londra nel novembre scorso, 2013. Ciao. Ciao, sono Francesco Fumagalli e Alessandro Romati. E allora, spiegateci cos'è Crab Rooster, perché si chiama così? Crab Rooster poi è la prima piattaforma al mondo di crowd commerce. Che cos'è il crowd commerce? Allora, Crowd Rooster è nata l'anno scorso, verso ottobre, è nata l'idea. Io stavo lavorando in banca per UBS, Alessandro stava finendo gli studi in LSBF, con una tesi in microfinance. Parlando così in modo molto, molto friendly, è venuta fuori questa idea. Guardando Kickstarter, abbiamo notato che secondo noi Kickstarter non stava portando il crowdfunding alla gente nel modo in cui noi pensavamo andasse portato, e abbiamo iniziato questa avventura. Come deve Inizialmente, essere portato? allora, secondo noi il crowdfunding è arrivato ad un punto in cui si arriva più professionalità intorno al crowdfunding. Quindi noi cerchiamo di giocare tantissimo intorno a questa cosa. Noi vogliamo cercare di sviluppare dei brand intorno al crowdfunding, quindi a differenza di Kickstarter che cerca di fare semplicemente, come possiamo chiamarli, progetti one shot, noi cerchiamo di sviluppare un'azienda attraverso questo crowdfunding, quindi cerchiamo di dare i business tool alle E il crowd commerce che cos'è? Ma il crowd commerce è l'unione di crowdfunding e di e-commerce. Ed è un modo con cui le aziende riescono a sostenere la loro crescita, riescono a creare la loro community di clientela, riescono a guadagnare, a raccogliere del capitale attraverso l'uso e l'utilizzo del crowd, della folla. Quindi è un metodo estremamente democratico, è un metodo open source dove si ricerca di portare il mercato nelle mani del mercato stesso, quindi dove è la persona che è in grado di influenzare le scelte e le decisioni all'interno di un processo di sviluppo e di innovazione. Facendo un esempio, come fa questa persona a influenzarmi? Allora, facendo un esempio, Crowd Rooster offre delle discussion board, quindi dei pannelli di discussione. Un'azienda presenta il suo video, presenta il prodotto con una descrizione dettagliata e accurata e l'utente può comunicare apprezzando. Facendo suggerimenti, dando degli input pratici su come il prodotto potrebbe essere migliorato, su come il mercato potrebbe accettarlo in un modo migliore o meno. E niente, l'azienda deve semplicemente, ascoltare il suo cliente, quindi ascoltare l'audience a cui quel prodotto è targetizzato. Adesso che aziende avete in questo momento? Allora, siamo partiti il 14 novembre, abbiamo fatto un evento qui a Level 39. Abbiamo lanciato con 6 aziende, abbiamo lanciato il sito in versione beta, siamo in testing del sito per circa 2 mesi. Lanceremo, diciamo, in versione ufficiale il sito verso metà febbraio con una ventina di nuove aziende tech. Per adesso direi che il focus è sull'artigianale, mentre in futuro sarà più sul tech. E per quanto riguarda il finanziamento? Per quanto riguarda il finanziamento, ad ora proviene da personal contacts, diciamo, friends and family, Come dice Doug Richards? Speriamo che non siano troppo fools ad averlo fatto. Stiamo iniziando adesso ad avere contatti con diversi VC perché nel futuro, l'anno prossimo, servirà una further injection. Poi voi avete anche un mentor della JP Morgan, il vicepresidente. Michele Barbara, Sì. vicepresidente di Leverage and Finance, una persona estremamente cara a cui siamo molto grati per tutto l'aiuto che ci ha dato e che ci sta dando costantemente. Che tipo di consigli vi ha dato? Beh, di tutto, Sì. dal piccolo problema concreto del quotidiano alla visione più dall'alto di un business model che potrebbe non funzionare in futuro.
c'è stato d'aiuto davvero un po' in tutto, è difficile inquadrare un settore preciso. L'idea della beta quasi, non nasce da lui, però quasi c'è stata molto suggerita. Di provare un po' a testare le nostre ipotesi sul come il crowdfunding testa i prodotti col mercato, testare anche noi stessi il nostro mercato per vedere se il nostro business model potesse funzionare o meno. E il gallo da dove è venuto fuori? Rooster, perché rooster in inglese vuol dire gallo. Il gallo trascinatore. Sì. il gallo che la mattina sveglia la folla e appunto richiama questo nuovo metodo di fare commercio, di lanciare prodotti innovativi. Sì. Mm-hmm. Che sì. Poi adesso hanno messo anche un gallo a Trafalgar Square. Sì. Speriamo che l'abbiano fatto in modo propiziatorio. Sicuro di sì. Esatto, un po' come gli dei dell'antica Grecia, speriamo. Ok, grazie. A te, grazie. Grazie.